Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media. Ecco le nostre notizie. In arrivo dalla Regione Puglia 800.000 euro a favore del Comitato per i Giochi del Mediterraneo 2026. A comunicarlo nella giornata di ieri lo stesso governatore pugliese Michele Emiliano, che ha partecipato al consiglio direttivo del nuovo comitato organizzatore dell'evento. Alla luce della sentenza recente della Corte Costituzionale, il presidente Emiliano ha dichiarato di essere immediatamente pronto a concedere l'intesa formale sul decreto che contiene il piano delle infrastrutture sportive. La somma già stanziata a valere sul bilancio regionale 2024 sarà messa a disposizione del Comitato in tempi rapidi, in assenza della disponibilità al momento attuale delle risorse statali. Infine Emiliano ha comunicato al commissario Ferrarese e al consiglio direttivo di esaminare attentamente la richiesta scritta pervenuta dalla società del Taranto Calcio, che esprime preoccupazione sull'eventuale inutilizzabilità temporanea dello stadio Iacovone di Taranto. Si chiede pertanto di verificare la disponibilità al finanziamento degli interventi di adeguamento dello stadio di Faggiano, pur non trattando di un impianto coinvolto nel masterplan dei giochi. Si è conclusa positivamente la conferenza di servizi per lo stadio del Nuoto. Entro la fine di aprile le società e i professionisti incaricati consegneranno il progetto definitivo da porre subito dopo a base della gara lavori per l'appalto integrato. L'opera, come già noto, consisterà nella realizzazione di due piscine, una coperta ed una scoperta, nell'area limitrofa all'ex compendio storico Torre d'Aiala in Viale Virgilio. A breve ci sarà poi la consegna del campo di atletica Giuseppe Valente, per il quale insieme ai progetti di Palamazzola, Campo Renzino Paradiso di Talsano e Villa Peripato, l'amministrazione ha già bandito le gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e a giorni verrà nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico-economiche pervenute. Anche per il progetto del centro nautico in dirittura d'arrivo la chiusura dei lavori per la conferenza di servizi, mentre per gli impianti Pala Ricciardi e Stadio Erasmo Iacovone si è prossimi alla definizione delle scelte progettuali da adottare insieme alla struttura commissariale e a Sport e Salute. Questa è la risposta concreta, ha commentato il sindaco Melucci, con il lavoro e con i fatti che diamo ogni giorno a chi strumentalmente insinua che la macchina dei giochi del Mediterraneo sia inceppata. Andiamo avanti, come sempre, per il bene della città. Nuovi passi verso la costituzione di una facoltà di medicina autonoma a Taranto. Nella giornata di ieri la giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Prosegue così con la decisione di aprire una facoltà autonoma di medicina a Taranto, ha dichiarato il governatore pugliese Michele Emiliano, l'impegno della regione nei confronti di una città che ha bisogno di infrastrutture di studio e di ricerca per attirare i giovani da ogni parte d'Italia, ma anche per non disperdere il proprio capitale umano. Con l'Università di Bari, ha concluso Emiliano, c'è una forte intesa istituzionale e proseguiremo su questa strada. Con la firma di questo protocollo, ha commentato l'assessore regionale alla sanità Rocco Palese, nascerà la facoltà di medicina a Taranto, che non sarà più una sede distaccata di quella di Bari, ma una facoltà autonoma che contribuirà alla clinicizzazione dell'ospedale San Cataldo. Nel frattempo le attività universitarie continueranno presso il Santissima Annunziata. La regione, come da delibera del 2021, finanzierà lo sviluppo della facoltà di medicina nel capoluogo ionico con 52 milioni di euro complessivi fino al 2040. Nella giornata di ieri, lunedì 11 marzo, una nuova riunione del Consiglio Comunale Tarantino, numerosi punti all'ordine del giorno, tra cui spicca la mozione su Chimambiente presentata da Gianni Liviano, con cui si invita il sindaco Melucci a sostituire i vertici dell'azienda con un management dalle competenze adeguate a gestire l'emergenza in cui versa la città. Nel quadro di una rotazione isterica che ha coinvolto un po' tutti, afferma il consigliere comunale Luca Contrario, sorprende che proprio Chimambiente sia stata risparmiata dal cambio dei vertici, specie alla luce dei fallimenti oggettivi che ha riportato. Anche per il consigliere Antonio Lenti di Europa Verde è necessario un radicale cambio di passo che implementi la differenziata e la estenda in maniera corretta a tutta la città. Il management attuale di Chimambiente, continua il consigliere di una svolta liberale Walter Musillo, accusa altri soggetti politici di volerne provocare la disfatta per arrivare alla privatizzazione. Lo ribadiamo, noi vogliamo che l'AMIU rimanga pubblica e chi la gestisce in maniera così disastrosa che ne vuole forse il fallimento per arrivare alla sua privatizzazione. Anche il consigliere Mario Done del Movimento 5 Stelle, Lucio Noce del Partito Democratico e il gruppo di Fratelli d'Italia esprimono il proprio parere favorevole alla mozione. Mancarelli è stato oggettivamente incapace di gestire la situazione, afferma Giampaolo Vietri. La mozione viene poi messa ai voti ma non passa, in quanto ottiene solo 12 voti favorevoli su 25 presenti. Decisivo anche in questo caso il voto del consigliere Luigi Abate, che di fatto si schiera con la maggioranza.
pugno di ferro della Guardia di Finanza contro il gioco illegale e irregolare sono complessivamente 18 tra video poker, slot machine, totem e gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle autorità competenti di 3 responsabili. E questo è il bilancio di una serie di controlli condotti nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle del gruppo di Taranto all'interno di circoli ricreativi, sale giochi e bar ubicati tra Taranto e il comune di Pulsano. Sequestrata anche la somma di 600 euro in contanti, quale provento del gioco d'azzardo. Presso una sala giochi del capoluogo ionico, inoltre, la Guardia di Finanza ha accertato l'allaccio abusivo alla rete elettrica. Sono ora in corso ulteriori approfondimenti di natura fiscale volti ad accertare il regolare versamento all'amministrazione finanziaria del cosiddetto prelievo unico erariale, un tributo commisurato alle somme giocate e registrate sui contatori dalle macchine. Vince la Juve Stabia, ma il Taranto non sfigura. Al cospetto della capolista capuano sceglie Simeri, lasciando in panchina De Marchi. Nella Juve Stabia Pagliuca opta per il consueto 4-3-3 con Candellone da Dorante davanti e Leone in cabina di regia. La via della gara decisamente di marca campana con Mosti, che tra il primo e il 18° ci prova in 3 diverse circostanze. La risposta dei rossoblu giunge al 24° quando Zonta tenta la sortita da fuori, ma Tiam è attento e blocca. Il secondo tempo si mette subito bene per la capolista, che al 52° passa proprio con Adorante e 3 minuti più tardi raddoppia sempre con il centravanti ex Triestina e Messina. Capuano corre ai ripari gettando nella mischia Matera, Orlando per Zonta e Valietti, mentre una manciata di minuti più tardi è il turno di De Marchi e Fiorani al posto di Canutè e Calvano. Le sostituzioni cambiano il volto ed il passo della squadra ospite, che al 71° trova la forza per accorciare grazie ad un preciso colpo di testa di Simeri. Nei restanti minuti la squadra di Capuano prova a trovare l'episodio che vale il pareggio, mentre la capolista gioca sapientemente con il cronometro, portando a casa una vittoria che consente di allungare ulteriormente sul Benevento. Primo obiettivo stagionale centrato dalla giovani Krios, l'Under 15, vincendo per 4-0 contro l'Hellas la terza, conquistato la vittoria del girone e l'accesso matematico alla fase finale. Ai nostri microfoni il presidente Giuseppe Lafratta ed il tecnico Massimo Tripiedi. C'è grande soddisfazione all'interno del nostro club, è un grande risultato raggiunto, un po', diciamo, è il frutto della programmazione. Basti pensare che il 90% dei ragazzi che compongono la rosa provengono tutti dalla scuola calcio. Un buon 50% è composto tutti da giocatori 2010 sotto età. Quindi è una soddisfazione doppia per noi raggiungere determinati traguardi. Adesso le fasi finali, diciamo, con l'obiettivo sempre sì di fare bene, di andare avanti, ma soprattutto tutto quello di mettere in mostra quanto più possibile i nostri ragazzi e quindi valorizzarli. Sì, un percorso che abbiamo portato a termine in anticipo, con una giornata d'anticipo. Ci siamo ripetuti, perché questo è il secondo anno consecutivo che ci siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. Merito dei ragazzi che ci hanno seguito, si sono impegnati già dai primi giorni, considerando che siamo sul campo ad agosto, e quindi abbiamo meritato di raggiungere questo traguardo. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.